parlare. Un cordiale saluto agli amici di Omnia News. Come al solito siamo sempre alla ricerca di notizie, di interviste con personaggi alquanto importanti ed oggi proprio in occasione del convegno che si svolge a Montagna Reale per quanto riguarda l'intitolazione della biblioteca a Padre Serra, lo stesso dicasi anche per quanto riguarda il libro che il nostro capo redattore centrale del Giornale Sicilia, Francesco Deliziosi, presenta su Padre Puglisi. Ed eccolo qui con noi il nostro capo redattore, al quale auguriamo naturalmente il classico buongiorno. E poi, ecco, che cosa significa, che cosa ha rappresentato Padre Pino Puglisi per quanto riguarda Palermo, ma per tutto il vasto comprensorio, e nello stesso tempo, perché so che ha numerosissimi devoti, tanto che è diventato beato e che adesso vi date da fare per cercare di farlo diventare santo. Buongiorno anche da parte mia a tutti i telespettatori. Sono davvero felice di essere ospite qui in provincia di Messina oggi per l'intitolazione della biblioteca a Monsignor in Serra, ma anche per ricordare Padre Pino Puglisi, la cui famiglia, in particolare la madre, era originaria della provincia di Messina, di Piraino in particolare. Ecco, quindi un legame comunque esiste tra Padre Puglisi e il messinese. Una presenza importante oggi per ricordare questo beato che è non soltanto una figura di riferimento a Palermo, ma per tutta la Sicilia. È diventato beato in quanto martire, ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993, e quindi oggi è una figura di riferimento non solo per i cristiani ma anche per i laici, in quanto è stato riconosciuto il suo impegno sia come sacerdote, e questo è il motivo del riconoscimento del martirio, sia come cittadino, come insegnante, come parroco. Sono diventate memorabili infatti le sue battaglie per i diritti civili, in particolare credo che interessi a tutto il mondo laico la sua battaglia per avere la scuola media a Brancaccio. Ecco, un legame con la cultura molto forte, e quindi oggi siamo in questa biblioteca. È importante ricordare Padre Puglisi e le sue battaglie per la cultura. In particolare a Brancaccio, dove non esisteva una scuola media, lui insisteva per farla creare e ricordava a tutti che l'ignoranza conveniva a chi voleva che l'illegalità continuasse. Ecco, la mafia vuole che la gente sottomessa al dominio del clan rimanga ignorante, e la battaglia di Padre Puglisi per la scuola media aveva proprio questo obiettivo: creare una nuova cultura attraverso i libri, attraverso la cultura della legalità. Quindi un'importante presenza oggi per ricordare sia Monsignor in Serra che Padre Puglisi e la loro battaglia per i giovani e la cultura. E quanto al proposito, per quanto riguarda anche i libri, c'è da sottolineare, ecco, il libro scritto da Francesco Deliziosi, veramente con un titolo alquanto significativo: Pino Puglisi, il prete che fece tremare la mafia con un sorriso. Ed effettivamente è un ottimo titolo, ma anche basta vederlo all'interno che effettivamente dà dei significati precisi, dei risvolti storici a questa figura. Ecco, il libro nasce sia dalla mia esperienza di giornalista, ma in particolare dalla mia conoscenza personale con Padre Pino Puglisi. Era infatti il mio insegnante di religione al liceo, l'ho conosciuto tra i banchi, è stato poi il mio direttore spirituale, ha benedetto le mie nozze con mia moglie era compagna di classe. Quindi abbiamo condiviso insieme questo percorso e negli anni di Brancaccio abbiamo cominciato a frequentare la sua parrocchia. E abbiamo condiviso quindi anche l'impegno come volontari e abbiamo condiviso anche la stagione delle minacce, quando cominciarono ad arrivare le lettere anonime, le telefonate, gli atti di intimidazione. Quindi l'abbiamo visto pochi giorni prima del delitto, l'ultima volta, e poi dopo l'omicidio, quindi dopo il 15 settembre 1993, è nato il mio impegno per raccogliere testimonianze, interviste, i suoi scritti. Tutto questo materiale è confluito nel libro, che è quindi una fonte primaria per chi vuole accostarsi a questa figura di beato e di sacerdote, per conoscerlo davvero in presa diretta attraverso le sue parole e attraverso appunto il racconto dei miei 15 anni di conoscenza personale. Ecco, l'emozione, se ci vuoi rivivere, far rivivere l'emozione quando si sparsa la notizia dell'uccisione di Padre Pino. Sì, ricordo. Palermo, come si è... reazione, ecco. Ci fu una grandissima sorpresa perché Padre Puglisi non era per niente conosciuto, ecco, non era un sacerdote che andava in televisione, non era un cosiddetto prete antimafia che dava interviste e che finiva sui giornali. Quindi ricordo quella sera tanti colleghi giornalisti mi chiamavano per dirmi ma chi era questo Padre Puglisi, perché si era sparsa la voce che ero uno dei pochi che lo conosceva. Ecco, adesso sono passati più di 20 anni, oggi Padre Puglisi è conosciuto da tanti. Il lavoro che abbiamo svolto noi e gli altri amici per farlo conoscere ha dato i suoi frutti, tant'è vero che la Chiesa, attraverso il riconoscimento del martirio, oggi lo ha nominato appunto beato.
E adesso con gli altri amici di Padre Puglisi stiamo portando avanti un'altra battaglia. L'obiettivo è farlo diventare compatrono della città di Palermo, affiancarlo quindi a Santa Rosalia come simbolo della città di Palermo che vuole riscattarsi, che sta dalla parte dei poveri, degli umili, nelle periferie. E in questo ci sono tante affinità tra le battaglie di Padre Puglisi, quello che va dicendo Papa Francesco, e anche ho notato molte affinità con i primi passi portati avanti dal nuovo arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che ha iniziato la sua missione a Palermo proprio nel segno di Padre Pino Puglisi. Ecco, speriamo quindi che raccogliendo le forze tutti quanti, presto si possa avere Padre Puglisi come patrono, simbolo di Palermo nel mondo. Ecco, a proposito, hai accennato per quanto riguarda la figura del nuovo arcivescovo di Palermo. Ecco, Palermo come ha accettato così all'improvviso un semplice prete, se vogliamo, farlo diventare... C'è stata una grandissima sorpresa anche in questo caso, però abbiamo avuto l'esempio di Papa Francesco, che certamente non era tra i candidati più conosciuti alla successione di Benedetto XVI, eppure con la sua grande semplicità e il suo grande impatto ecco, un pontefice che ormai è entrato nei cuori di tutti, e proprio oggi festeggiamo e rivolgiamo una preghiera al Signore per lui, oggi compie 79 anni. Ecco, credo che con padre Corrado, perché vuole essere chiamato così, non Monsignor Lorefice, con padre Corrado è iniziato un percorso molto simile. È una persona che ha un grande impatto con la gente, che riesce a mettersi in comunicazione con grande facilità, non vuole essere chiamato Monsignore. Ecco, i primi giorni hanno dato davvero una grande speranza, un nuovo pastore tra di noi a Palermo, un nuovo pastore per tutta la Sicilia. E non solo, ma aveva conosciuto padre Puglisi, hanno collaborato al Centro Vocazioni, quindi c'è qualcosa in comune davvero nella storia di questi due sacerdoti. Padre Puglisi, il nostro nuovo arcivescovo, c'è una nuova speranza anche per tutta la Chiesa siciliana. In conclusione, quando riuscirete a portare a compimento e con successo la strada che porta alla santificazione di padre Pino Puglisi? Per la santificazione occorre l'accertamento di un miracolo, però sono tantissimi ormai i devoti di padre Puglisi, le preghiere, le richieste di intercessione. Quindi siamo fiduciosi che a breve possa esserci un passo avanti che possa portare padre Puglisi a diventare un santo della Chiesa. Intanto però è stato riconosciuto beato in quanto martire, è una precisazione importante, nel senso che lui è diventato martire senza un miracolo, è diventato martire in quanto la Chiesa ha riconosciuto il suo sacrificio, ha riconosciuto che è stato ucciso perché non ha voluto abiurare la sua fede. Ecco, la mafia lo avrebbe potuto spingere a scappare, avrebbe salvato la vita. Lui invece è rimasto a brancaccio come il buon pastore che non abbandona le pecorelle. Ecco, padre Puglisi è quindi martire della Chiesa perché è stata riconosciuta la grandezza della sua fede. Ecco, quindi beato in quanto martire. Speriamo davvero che possa appresto diventare santo e anche compatrono della città di Palermo. E anche perché concludiamo con il titolo del libro, che effettivamente è veramente... dice tutto. Il prete che fece tremare la mafia con un sorriso. Grazie Francesco.